Amo Pistoia, questo è il titolo della lista che non fa, non è andata per altri slogan criptati, è andato al diritto. Lista civica Amo Pistoia. Alessandro Sabella, sindaco. Alessandro Sabella è qui e quindi si presenta alla città con impegno e con un gruppo di cittadini. Allora, lista civica. Siccome tenete, mi pare di capire, a non avere una provenienza partitica, no? Come lista, no? Chi sono i cittadini che si aggregano con te? Allora, buonasera Luigi, buonasera. E buonasera a tutti. Sì, i cittadini non hanno un'appartenenza partitica e nessuno di loro ha mai svolto in passato attività partitiche. Sono cittadini di cui alcuni conosco da pochi mesi, che provengono da tutte le aree. Sono persone che io lunedì 1 maggio, quando ho fatto la presentazione della sede elettorale, in 11 di loro hanno alzato la mano dicendo che hanno votato Bertinelli nel 2012. Quindi un terzo di loro proviene da un'area delusa e ha sposato appieno il progetto di Amo Pistoia. E quindi vengono da diverse aree. E se uno vi chiedesse, ancora per andare più a fondo, siete di destra o di sinistra? No, noi non siamo né di destra né di sinistra, perché io penso che la destra e la sinistra sia solo all'estremo attualmente. Noi siamo l'unica lista di centro vero, una lista trasversale, dove abbiamo sposato tutti un programma di buonsenso. Un programma con una proposta politica seria. Io sono l'unico che ha fatto un mandato in Consiglio Comunale, quindi 5 anni che per me sono anche, diciamo, doppi, perché l'ho fatto con forza, con passione e con il massimo dello sforzo, anche partecipando a tutte quelle commissioni di cui non facevo parte. Ne ho fatte ben 82 di commissioni oltre quelle stabilite. E questa è la nostra forza è il buon senso e aver e vivere la città in modo quotidiano e quindi affrontare i problemi che le persone hanno. Ma vi sentite portatori di un rinnovamento o di una mezza continuità, di una continuità? Che siete? No, noi, grazie per la domanda Luigi, noi ci sentiamo portatori di un grande rinnovamento, noi ci sentiamo portatori di una cosa, di far sì che tutti quei poteri forti che ci sono da decenni su Pistoia possano in qualche modo invece essere messi da parte con una politica nuova, una politica del buon senso, una politica che viene incontro alle persone, come sull'ascolto e la condivisione, perché solo con queste due cose possiamo riuscire ad avere dei buoni propositi e quindi a risolvere quelle che sono le criticità. Tu dici, dite nel programma che non prendiamo esempio dalla politica nazionale, nel senso che i grandi schieramenti o dibattiti nazionali insomma, non hanno una presa diretta su di voi, anche se in qualche modo mi interesseranno, ma insomma, diciamo, non prendete esempio da questo mondo. No Luigi, perché a livello locale contano le persone. A livello locale bisogna mettere da parte quello che sono le ideologie, dove sono? Non ci sono più. Voi guardate sia nel PD che nel centrodestra se ci sono persone che si uniscono forse per comodo. Quindi noi siamo lontani da questo, io ne sono uscito proprio per questo, e quindi si fa parte di un gruppo dove si vuole portare un rinnovamento su questo punto di vista. Allora, per ora però tengo... Ti faccio notare che tu mi stai andando su delle frasi molto condivisibili, certamente. Se uno dice buonsenso, che deve dire l'altro oppositore? Non buonsenso, non te lo dice nessuno. Se ti dicano condivisione, è difficile che ti dicano non condivisione. Cioè, siamo, diciamo, in una presentazione di intenti che comunque va bene, vuol dire che avete ragionato
assai su queste caratteristiche, certo. Però per ora sono tutte cose condivisibili da chiunque, eh? Anche se viene l'estrema destra o l'estrema sinistra, di buon senso dirà che non ci vuole buon senso, dirà che ci vuole buon senso. Ecco, però le traduzioni di questo buon senso è qualcosa che va calato, tu sei stato al Consiglio Comunale, tu lo sai, va calato concretamente dentro a un'operatività. E allora, fra le tante cose che voi prendete giustamente, che praticamente se si guardano anche d'insieme, sono i problemi della città, eh? Non è che l'avete accettato. Ecco, se tu dovessi dire, ecco, per esempio, il buon senso si traduce in, per, diciamo, prendiamo esempio il progetto giovane, eh? E come si traduce il vostro buon senso sul progetto giovane? Allora, il progetto giovane è uno dei progetti principali. Ci tengo a fare una precisazione. Noi abbiamo 30 candidati e una ventina di persone come portatori di idee, quindi un gruppo di circa 50 persone che si è riunito, bene, e abbiamo buttato giù insieme i punti del programma. Questa è già una fase importante. Progetto Giovani, perché questo? Perché i giovani vanno ascoltati, vanno guidati e bisogna far sì che dall'adolescenza fino a quando si diplomano e vogliono entrare nel mondo del lavoro, bisogna dargli degli strumenti che non sono solo il fai da te, ma bisogna dargli degli strumenti e dei luoghi dove i ragazzi possono, uno, imparare alcune cose, oppure iniziare una passione. Io ho fatto un esempio sul Melos, che è chiuso, ma come può essere un'altra struttura? Perché non poter dare un luogo di incontro ai ragazzi dove ci sia arte, cultura, musica, per vedere se comunque possono iniziare un percorso diverso da quello che hanno nella loro mente, che ora è più basato sulla tecnologia, oltre che dall'andare a scuola o altri tipi di sport. Quindi ci sono altre cose. In più bisogna saper copiare. Bisogna saper copiare quello di buono che c'è nelle altre città. Noi abbiamo fatto un esempio per dire, nella vicina Prato c'è l'Officina Giovani che offre una struttura dove anche i giovani che si diplomano e vogliono delle informazioni sul turismo, sul volontariato, sullo studio, sull'associazionismo in Italia e in Europa, possono andare e trovano una persona fisica che gli dà dei consigli, gli consegna un cartaceo e gli dà delle indicazioni per andare sul web e trovare ulteriori informazioni. Questo è il buon senso per i giovani. Diciamo che, ora se dovessi fare le bucce le faccio anche a questo, ma insomma lasciamo stare, perché ognuno è bene che oltretutto poi non sono io che dovrebbe giudicare, io sono a farvi esprimere, poi certo. Il giudizio lo devono dare gli elettori. Diciamo che forse è vero questo che tu hai detto del progetto giovani, sono delle premesse funzionali, no? Che sono. Poi come si risolve il problema del disagio giovanile, che è sempre più diffuso, vabbè, questo è un altro problema, ma è anche vero che non sta poi a voi o ad un aggruppamento politico. Vanno divise le età, però. Vanno divise le età. Vanno divise le età, poi insomma è un problema complesso che ci ragionano da tutte parti del mondo, anche in Italia, quindi non si può chiedere che si fa, che si fa è una cosa da costruire. Però abbiamo fatto incontri con insegnanti dove è venuto fuori proprio questo, la fascia di età preadolescenziale o adolescenziale che va dai 13 ai 16 anni, i ragazzi si comportano in un modo e avranno dei bisogni specifici. Da 17 in su hanno un altro tipo di comportamento e noi bisogna ascoltare e andare incontro a questi tipi di cambiamenti e di comportamenti. Fra scegli fior dal fiore, fra quelle che sono queste idee che avete messo su, un altro punto forte vostro quale potrebbe essere? Allora, io uno dei punti forti nostri è quello della organizzazione e la rivalorizzazione dei dipendenti comunali, anche per quanto riguarda quelli del settore scuola. Perché su questo io devo dire ho avuto una netta sensazione, e non solo, ma la certezza. Io faccio l'imprenditore e ho dei collaboratori in ufficio da me.
Quindi la cosa migliore è quello di mettere a disposizione dei miei collaboratori tutti gli strumenti necessari per far sì che si funzioni bene. È così uguale. Quindi la macchina comunale deve essere messa in condizione che tutti i dipendenti abbiano gli strumenti necessari per dare quel servizio essenziale per il cittadino. È da lì che bisogna partire. Perché se la macchina comunale funziona al meglio, funzionano meglio i servizi. Dici... Quindi una formazione continua come la legge prevede e soprattutto anche, e qui si entra in un altro capitolo che è quello del bilancio e dei fondi, è quello di ricostituire un vero ufficio con una formazione vera e adeguata, non facile questo, ma lo dobbiamo fare perché le persone ci sono, per andare ad attingere in tutti quei fondi europei che sono fermi e che aspettano solo la presentazione di progetti adeguati. Quindi un ufficio che si miri soprattutto a questa ricerca. Poi ancora, dunque, siamo parlato dei giovani, l'organizzazione dei dipendenti, poi vediamo che priorità tu sceglieresti ancora. Scelgo economia e lavoro. Economia e lavoro perché l'economia è la base essenziale di una città che vediamo in Pistoia c'è una certa flessione ultimamente. Io faccio l'agente immobiliare e sono convinto che il volano più essenziale per far ripartire l'economia è quello dell'edilizia. Quindi una revisione, come promesso ma non fatto, se non solo parzialmente, del regolamento urbanistico ultimo, per far sì di rivalorizzare le ristrutturazioni e quindi andare a mettere delle modifiche in quel regolamento per far ripartire l'edilizia. L'edilizia comporta tutto un indotto tale che i consumi crescano. Questo è un dato di fatto nazionale e mondiale. Però il problema dell'edilizia o non è un problema nazionale, è un problema nazionale anche. Quindi... Sì. Ma mai come in questo momento noi abbiamo una forza delle banche che ci dà i mutui dall'1,50 al 2%. 20 anni fa i mutui erano al 10% e l'economia girava. Perché non deve girare ora con una banca che mi dà l'80% dell'acquisto della mia casa all'1,50? Perché non devo far lavorare l'idraulico, l'elettricista, il falegname? Perché non devo ristrutturare la mia casa? Perché? Perché poi questo sta ai cittadini scegliere. Sta ai cittadini, ma sta alla flessibilità di un regolamento che ora, Luigi, sai benissimo che se io ho una casa, per esempio, alle case Ermette, costruite nel 51-52, sono case popolari, rientrano come case storiche, perché sono state costruite ante 53. Questa è una cosa che si era già detta, andava tolta immediatamente e non è stato fatto. Come le ristrutturazioni interne. Io devo lasciare la facciata della mia abitazione così com'è, ma internamente devo avere la possibilità di potermela gestire, sempre considerando le norme sismiche, ovviamente, gestire come voglio e così darò, uno, soldi all'amministrazione, oneri, due, lavoro. Cioè, tu vorresti dire che oggi questo meccanismo è un po' inceppato burocraticamente. Certo. E da regolamenti anche. E da regolamenti. Quindi questo superamento, tu dici, in modo che la macchina almeno... Ma è premiante anche. È premiante. Premiante per chi riesce nella propria abitazione a raggiungere anche dei livelli di riqualificazione energetica e antisismica. Io posso anche premiarlo con un incremento di volume. Mi pare che tra l'altro qualcosa è previsto in questo senso. Mi sembra che ci sia qualche contributo a chi mette... a norma della casa. Sì, quelli sono contributi statali, 55-65% di bonus fiscale sulle ristrutturazioni. Si aggiungerebbero a questa risposta. Parlo di volumi, sì, certo. Certo. Allora, si è detto siamo economia e lavoro, viabilità e parcheggio. No, viabilità. No, si è detto, sì, economia e lavoro. Ecco, poi ancora qual è la vostra, un'altra vostra... Andiamo ma noi in ordine, sto andando ma noi in ordine, diciamo gli impianti sportivi. Io su questo, appena entrai in Consiglio Comunale, presentai un progetto per la riqualificazione e la costruzione di un impianto polivalente. Perché Pistoia, vedi Luigi, rispetto a tante altre città,
oltre alla carenza dell'impiantistica che è stata sempre messa in secondo piano, questo deriva anche una mancanza di turismo sportivo. Che vuol dire questo, turismo sportivo? Vuol dire che le famiglie pistoiesi portano i propri ragazzi fuori a fare le manifestazioni, a fare sport. La ginnastica artistica va a Montevarchi, sì, sì, oppure va a Pesaro per le nazionali, il karate e altri arti marziali vanno a Piombino, la piscina va a Camaiore, altri sport vanno in impianti molto belli polifunzionali, da noi non viene nessuno. Ma andare fuori vuol dire per più giorni dormire, mangiare fuori, spende, e visitare le città. Poi appunto. Spende. E vuol dire anche far godere i cittadini stessi di un'impiantistica adeguata. Quindi, sia sugli impianti marginali che sui grandi impianti. Fermati lì perché su questo andiamo avanti ancora, però ci deve fare il primo intervallo. A fra poco ci risentiamo, ancora sugli impianti sportivi però. Ecco, torniamo sugli impianti sportivi. Insomma, sai, gli impianti sportivi però sono anche costi, perché a te, agli altri gliel'ho fatta più esplicita la domanda, a te che tu vieni dal Consiglio Comunale te la faccio un pochino, diciamo, tu lo sai bene, che quando fa un progetto bisogna, che, dove trovo soldi, ecco. E allora dove li trovi? Allora, a meno che, siccome tu hai detto che tu sei del settore immobiliare, tu non abbia dei finanziatori specifici su queste cose, no? Ora è una battuta. No, no, ma i cittadini devono sapere una cosa, che so solo io alla fine, perché come consigliere comunale sono stato l'unico a chiedere i bilanci delle società sportive per il 2014-2015. I cittadini devono sapere che a bilancio del Comune di Pistoia ci sono tutti gli anni 300.000 euro di contributi che vengono dati alle società, ad alcune società, per gestire alcuni impianti. Questi 300.000 soldi euro sono una spesa spalmati del Comune, che soldi del Comune che vengono spalmati. Vengono spalmati, vengono dati a un tot di società per gestire gli impianti che devono essere rendicontati. Questi soldi devono servire da investimento sugli impianti stessi e questa è la prima pecca da togliere, perché nei rendiconti, in alcuni rendiconti non sono presenti neanche i finanziamenti dati. Spiegati bene. Ci sono delle società che gestiscono un impianto che hanno 20.000 euro di spese e 18.000 euro di entrate, ma percepiscono 20.000 euro dal comune che non lo segnalano neanche nel bilancio. E quindi io voglio sapere dove sono questi soldi, a cosa servono. Voglio sapere se il Comune ha fatto un'indagine sul reale investimento di questi soldi nell'impiantistica. Oltre a questo, se non sono a bilancio, dove vanno? I bilanci di questa società sono tutti a cifre pari. 5.000 per le pulizie, 2.000 per quello, 3.000 per l'altro, cioè sono bilanci e tutti i bilanci sono solo numeri. Allora bisogna andare più sullo specifico. Io ho fatto un emendamento approvato che sopra 500 euro di spesa siano documentate le spese, perché mi sembra giusto che sia così, perché si parla di soldi pubblici. È stato approvato dal Consiglio? È stato approvato l'anno scorso. E siccome si parla di soldi pubblici, i soldi pubblici vanno spesi bene e rendicontati, perché una parte di questi potrebbero essere investiti su impianti che ne hanno bisogno. Certo. Poi si parla dei grandi impianti o degli impianti a rilevanza economica, cioè quelli che producono reddito, che vanno dati in gestione in modo pluriennale, ma facendo una cosa molto semplice, facendo il censimento dell'impianto stesso e capirne con un piano finanziario la reale redditività. Certo, questo è vero, però tu mi insegni sempre te che io comincio, i soldi ce l'ho, li investo oppure intanto lo immagino, immagino, ma poi come lo realizzo? Bene, faccio un esempio pratico. Legno Rosso è un impianto che andava molto bene fino al 2015, fino a quando è stata fatta una manifestazione di interesse dove una società l'ha preso in gestione e i conti non tornano, perché a fronte di 74.000 euro di incasso ci sono oltre 100.000 euro di spese.
e quindi sono state riconsegnate le chiavi. E questo per 2 anni di fila. Come posso io, amministrazione, procedere con una manifestazione di interesse quando so in partenza che chi lo gestirà andrà in rosso? Allora devo fare un altro ragionamento. Sperava, l'amministrazione sperava che chi lo prende in gestione avesse fatto un po' di conti, no? Non è così? Sì, però i conti di un impianto sportivo si basano anche sulla, diciamo, sul tempo, sulla variabilità di tante situazioni. Ma un impianto, ritornando al legno rosso come esempio, se io non riapro il bar e il ristorante, quell'impianto non avrà mai un reddito. Ma perché non lo riaprono? È proprietà del comune, sembra che non ci fosse l'agibilità e quindi è chiuso da 3 anni. In completo degrado, con ammassate sedie e tavolini sul retro, e noi presentiamo quell'impianto alle società che vengono da fuori, che ci vengono a giocare. Quindi, questo è. Quindi tu dici, allora, qui questo è un dato negativo. E in positivo però... come fare? Però per i grandi impianti, dove trovi i finanziamenti? Da privati. Eh? Da privati. I grandi impianti vanno dati in gestione pluriennale. Se io penso al Palacarrara e penso di darlo in gestione, la prima cosa che faccio se divento sindaco è quello di chiamare la società, mettersi a tavolino e dire, bene, questo impianto è mio, io ve lo do in gestione per 30 anni, va bene? Che cosa voi ci volete fare? Presentatemi un progetto. E questo è l'unico modo per far crescere le società, fargli fare una giusta progettazione e far sì che quegli impianti lavorino. Così però tu sei su un impianto progettato, se sa da fare quella bella idea che tu hai detto, impianti polifunzionali per cui la gente venga qua, questo è un investimento. Un investimento anche questo da privati. Io, amministrazione comunale, posso dare il mio contributo perché è un servizio per la città, mettendo a disposizione un'area comunale dove il privato costruisce un impianto polivalente, vuol dire che ci sono più campi gara, più campi d'allenamento, va bene, il campo principale per fare una manifestazione, come è in tantissime città, dove creo quel turismo sportivo che le famiglie vengono, stanno qualche giorno perché i ragazzi hanno delle gare nazionali. E quindi da questo punto di vista ne beneficia tutta la città. Va bene, tu pensi che la città ci sia il privato che ha voglia di investire in questo settore? Il privato c'è perché ci sono dei finanziamenti anche del credito sportivo che consentono al privato di fare investimenti a lunghissima durata e quindi di riprendere con gli incassi e la gestione i soldi dei mutui. Forse i problemi che fanno un po' più spavento sono i problemi di gestione, perché saper gestire oggi è duro. Sì, vabbè, certo. Saper gestire oggi è dura, ma con la tecnologia di oggi e con il livello di progettazione comunque, ce la facciamo. Comunque questa è certamente un'idea, tu dici che invece noi fino ad ora siamo stati un po' spenti da questo punto. No, fermi, sono 30 anni che l'amministrazione comunale non crede nello sport e negli impianti. Senti, voi del turismo, sì, l'avete un pochino accennato in un contesto di Giostro dell'Orso, dell'arte e della cultura, fiere e turismo. Ecco, come pensate di affrontarlo un argomento di questo genere? Che a cominciare da quest'anno, che è l'anno della cultura, insomma, ora quando ci saranno state le elezioni, sono a primi di giugno, insomma, e poi c'è ancora da gestire una bella parte dell'anno, 6 mesi. Tardi, presto, ma insomma, comunque c'è da gestire. Secondo me stiamo perdendo una grande opportunità di visibilità, ma visibilità quella tangibile, perché quando una città viene nominata capitale della cultura entra automaticamente in un circuito nazionale e internazionale. Quindi per forza di cose arrivano turisti, perché chi programmando una gita in Toscana prima non avrebbe mai indicato Pistoia una città da visitare, oggi la visita. Quindi il primo punto, il primo problema l'abbiamo all'arrivo dei nostri pullman. Arrivo dei nostri pullman che hanno bisogno di un'accoglienza seria, a partire da tutta una serie di bagni e tutta una serie di indicazioni per arrivare in centro. Una serie di bagni, ha detto? Anche bagni, anche servizi igienici. No, a partire da una serie di bagni. No. Io sono per le cose molto semplici e pratiche. No, ora credo di non aver capito, giusto, perché in realtà... Scendono 200 persone in Piazza Opla, forse qualcuno
ha anche bisogno di qualche servizio, oppure ha bisogno di indicazioni, ma lì ci sono le guide, eccetera. Io avrei preferito che Pistoia in questo momento, una parte del centro, una parte del globo, fosse un giardino, fosse per quello che siamo, se siamo uno dei più grandi se siamo il più grande distretto vivaistico toscano e europeo, sarebbe stato opportuno creare degli spazi in città per far vedere quello che in realtà produciamo. Ma per il turismo dobbiamo riproporci anche in estate con un format nuovo sul Pistoia Festival. E io su questo sono assolutamente per il ritorno ai 4 giorni del festival come format centrale. Quindi l'organizzatore del Pistoia Blues, che ora è non più blues ma è un Pistoia Festival di vario tipo di genere di musica, riportarlo dal giovedì alla domenica con i mercati in centro, in modo che le persone possano venire a Pistoia e creare quel turismo culturale e di spettacolo. Perché oggi cosa succede, Bardetti? Oggi c'è uno spettacolo l'8, uno il 10, uno il 12, uno il 14 luglio, le persone arrivano verso le 5, le 6 del pomeriggio a Pistoia, si mettono in fila, entrano in piazza, bevono una birra, mangiano un panino in piazza, alle 11, 11 e mezzo di sera riescono, montano in macchina e vanno via. Cosa hanno visto di Pistoia? Niente. È qui che noi bisogna riflettere, è qui che bisogna far rimanere le persone nella nostra città, creando degli eventi a contatto di giorni l'uno con l'altro. Poi il grande evento la settimana prima o la settimana dopo va benissimo, ma io sono anche per far usare lo stadio comunale oltre le 19 volte che viene usato per i grandi concerti, perché no? Lo fanno dappertutto. E questo è uno degli aspetti. E poi c'è la giostra. E poi c'è la giostra. La giostra. Allora, la giostra... Io sono a favore della giostra, sono un fautore della giostra, ho una mozione in Consiglio Comunale ferma da febbraio, l'ho chiamata la giostra dei ragazzi. Il regolamento dell'anno scorso va rivisto in tutti i modi. Ad oggi non sappiamo neanche ancora se la giostra nel 2017 verrà fatta. Ma il mio concetto di giostra è quello di rivalorizzare come vecchi tempi. Io vengo dalla scuola di Bruschino, mi ha insegnato lui i valori di quelli che sono sia il gioco del calcio che la giostra. Sono per far ritornare in quel senso di appartenenza ai quartieri, dove la giostra si preparava durante l'anno e si iniziava con la sfilata storica. Va ripristinata questa, che parte dal Rione per arrivare allo stadio. Si ripristina il Palio dei Rioni e si ripristina dal corteggio a tutti gli eventi e delle manifestazioni jacopee tutto quello che è la giostra vera, che termina poi il 25 con quella che è una competizione, va bene, nel massimo della sicurezza, ma pur sempre deve essere una competizione. Una competizione, perché se no, dici, come hanno detto anche altri, la gara, se non è gara, che gara è? Se si fa con questo regolamento quest'anno non ci saranno più di 1500 persone a vedere. Bene. Poi ancora andiamo avanti, perché dove siamo? Sì, c'è ancora da poter ragionare. Qual è un altro punto di interesse per voi? Sicuramente l'urbanistica. L'urbanistica. L'abbiamo accennata un po' prima, ma il rilanciare il comparto dell'edilizia è fondamentale. Fondamentale per trovare quelle che sono risorse per l'amministrazione e quindi incasso di oneri e creare lavoro, perché i cittadini con gli sgravi fiscali e con un sistema di snellimento del regolamento urbanistico possono ristrutturare le proprie abitazioni, consentendo così a tutti gli artigiani di avere quel lavoro che gli consente poi di spendere i nostri soldi nelle attività commerciali. Quindi quando tu parli di agevolazioni, c'è anche un problema di tempi? Che a volte, C'è anche un problema di tempi, ovviamente. Nel senso, no, voglio dire, fra tempi, qualcuno è venuto a dire tempi un po' lenti da parte dell'amministrazione per rilasciare... I tempi sono lenti a seconda della pratica che io presento. È ovvio che se presento una sanatoria, cioè mi autodenuncio per un qualcosa che ho fatto e non ho presentato prima, i tempi si allungano di diversi mesi.
qui bisogna intervenire. Su altre pratiche, devo dire, ci sono autocertificazioni e pagamenti di oneri che danno una concessione immediata dell'inizio dei lavori, quindi su questo abbiamo lavorato, su altro ci sono cose da fare. Ma io parlo più che altro nella revisione di alcuni punti che riguardano sia la zona industriale di Sant'Agostino, sia le grandi aree industriali come a Bottegone, l'area PIP, per esempio, che è in mezza costruita e mezza no, perché ci siamo fossilizzati nel fatto che più di un tot di metri quadri quei capannoni non potessero essere accorpati. Questo ha fatto sì che alcune aziende di logistica siano andate verso Prato e non hanno potuto creare quei 4-5 mila metri oltre la Marca, è stata una deroga del Consiglio Comunale, quei 4-5 mila metri quadri che consentivano di lavorare, quindi offrire lavoro e riempire quello spazio che ora invece è un terreno incolto. Quindi in quel senso lì c'è da che è una questione di regolamento? Di... Sì, una questione di regolamento. Bisogna rivedere il regolamento. Bisogna rivedere il regolamento urbanistico. Senti, insieme agli ordini ai tecnici. Allora, invece avete tutti quanti, anzi è finito, allora andiamo al prossimo round, perché ci sono due temi piuttosto caldi e che sono sulla pelle della gente. Uno che viene dall'esterno ed è il problema dell'immigrazione e dell'integrazione, e l'altro me preme è quello della sanità, disabilità e degli anziani. Voglio sentire le vostre opinioni su questo argomento, che sono di non poco conto. A proposito, allora, c'è un problema molto acuto in Italia in generale e anche a Pistoia. L'immigrazione arriva, è un problema che è a monte di Pistoia ed è a monte anche dell'Italia ed è per tutta l'Europa, ma vorrei dire è un fenomeno mondiale. La gente si muove, ci sono grandi movimenti biblici perché l'Africa è destabilizzata, la gente cerca pane per sopravvivere o scappa dalle guerre che sono alimentate non a caso da chi ha interesse a alimentarle. Certo. E arrivano anche qua, arrivano in Italia perché siamo praticamente una banchina d'appoggio delle cose e poi arrivano anche nella nostra città. Allora qui c'è un problema principale, su la vostra opinione, che cosa dite da questo punto di vista, perché si può anche scegliere di lasciarli morire in mare oppure dire la facile battuta, aiutiamoli a restare là, sì, come dirlo, perché c'è già chi tenta di aiutare, eccetera, e questo è un principio che sta bene a tutti, aiutiamoli a restare là, però la situazione oggi è quella che è. Allora, prima dell'immigrazione noi non dipende, come hai detto giustamente, da noi. Noi abbiamo due soluzioni: o subiamo gli arrivi nella nostra provincia o li governiamo. Noi scegliamo la seconda, scegliamo di governarli. Cioè, gli immigrati arrivano con due livelli. Il primo livello è il livello CAS, quindi il Centro Accoglienza Stranieri, quindi hanno un iter molto lungo, 18 mesi per avere lo status di rifugiato, ma non sempre è così perché le commissioni non si riuniscono e quindi possono stare anche oltre due anni così in questi centri. Oppure ci sono i progetti SPRAR. Il progetto SPRAR ma è noi il primo progetto che... ci interessa in particolare? No. Ah, appunto, no. Pistoia, il primo livello non c'è. Il primo livello a noi non ci interessa. Noi ci interessa governare gli arrivi, perché se il progetto SPRAR viene sposato dall'amministrazione. Il progetto SPRAR è quello che è l'assistenza. È quello che è gestito a livello economico dal comune, con soldi naturalmente statali, ma sotto presentazione di progetti da gestori che gestiscano gli immigrati, quindi dalle cooperative. Questo per far sì che ci sia all'interno di questi progetti un percorso, un tirocinio formativo che dà luogo a un percorso di crescita delle persone, ma anche di aiuto a quello che è la comunità che li accoglie, perché questo è essenziale. Quello che non si vuol più vedere è che questi ragazzi che arrivano, che la mattina si alzano e vanno a fare le loro lezioni di italiano, ma poi tutto il giorno stanno a giro
va bene? Perché il primo livello le consente questo. Con il secondo livello possono essere su progetto integrati e poi c'è un percorso di 6 mesi dove poi possono procedere anche al ricongiungimento con altri familiari che sono in giro per l'Europa. Però capito, però come si gestisce il livello della fase di integrazione qua? Avete qualche idea? Cioè, tanto sono le cooperative oggi che gestiscono, certo. No? Allora, ecco. Ok, le cooperative gestiscono queste persone, presentano il progetto e presentando il progetto dove si può attivare il tirocinio formativo con le aziende della zona. Per esempio, c'è un distretto vivaistico, come dicevo prima, che comprende moltissime aziende vivaistiche e quindi può essere fatto un progetto con loro, magari che ci sono 300 persone, di cui 10 al termine dei 6 mesi possono essere anche in grado di poter rimanere perché hanno imparato un mestiere e l'azienda stessa li può tenere, come avviene con certi stage di ragazzi e come avviene per altre attività. Quindi, tanto siete... per quanto possibile per l'accoglienza, mi pare di capire, no? Certo. Non è che siete, no. Vi mettete col mitra a sparare perché tornino no, dietro. No, perché non dipende quindi, da noi poi. Quindi poi non dipende l'accoglienza, da noi. Ovviamente sì, una volta che arrivano dobbiamo gestire nel miglior modo per farli produrre anche qualcosa per la nostra comunità. Quindi va bene, non entrate nello specifico, c'è chi ha proposto per esempio... famosa storia dei lavori socialmente utili, ma insomma sì, ma rientrano i lavori socialmente utili, rientrano nel progetto. Noi non possiamo come amministrazione dire allora va bene, 10 puliscono i cigli, 10 puliranno i cigli seguiti da un'azienda se la cooperativa che li gestisce fa un progetto su quel tema specifico. Senti, invece sanità, disabilità e anziani. Allora, vediamo di non essere sul generico, perché tu sai i bisogni. Oggi c'è l'ospedale, per esempio, la fase della malattia che accolgono il malato, la tendenza è quella a stringere sempre più i tempi di permanenza in ospedale e dopo c'è la dismissione sul territorio, parlo degli ammalati in genere, no? Certo. E questo crea un primo problema, tanto. Poi c'è il problema della disabilità, che insomma su questo Pistoia io non posso dire nulla, ma insomma diciamo che c'è un certo trend impostato abbastanza bene e poi c'è il problema degli anziani. Ecco, allora vediamo un pochino le vostre idee su questo argomento. Allora, tre temi. Partiamo dal primo che è la sanità. Io ho un concetto tutto mio della sanità perché siccome io lavoro in rete, quindi lavoro in collaborazione con altri nel mio settore, e quando ho visto che è stata costituita l'area vasta, quindi Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, io da cittadino medio dico vado all'ospedale San Jacopo, ho un problema, sicuramente lì mi diranno dove andare per risolvere al meglio il mio problema all'interno dell'area vasta. Ecco, questo sarebbe la cosa fondamentale ed è quello che non succede. Perché non succede? Come, no? Perché c'è un egoismo sanitario, perché contano i numeri, perché siccome mi è successo a me, che sono dovuto andare oltre, ma con il fai da te, a fare un qualcosa, perché questo? Perché contano i numeri purtroppo nella medicina e nella sanità e questo bisogna debellarlo, ma debellarlo facendo cosa? Facendo degli incontri e responsabilizzando le persone all'interno dell'ASD, dai direttori sanitari fino ai primari e fino a tutti, perché io che ho nel vicino ospedale di Prato o di Firenze un'assistenza diversa o quel tipo di intervento mi viene esercitato con tecniche migliori, devo avere a Pistoia qualcuno l'umiltà che dice, di dire guarda per questo intervento vai ma lì. Dovrebbe essere così perché così. In realtà ci sono punti di eccellenza voluti apposta perché non essendo possibile trasferirli da tutte le parti c'è un punto dove bisogna andare, dove è bene, non è così? Non è così, sulla mia pelle una cosa che io ho subito a luglio a Pistoia, a gennaio mi si è ripresentata e sono dovuto andare a Pontanincheri dove ho scoperto un altro mondo.
perché ci sono competenze diverse, che era competenze specifico per quello che di certo, cui tu avevi bisogno. Certo, competenze diverse, cioè viene interpretato il solito intervento in due modi completamente differenti. Disabilità. O anziani, dove tu puoi partire? Partiamo dagli anziani, va bene. Ecco, sugli anziani, anche qui, il nostro percorso è questo. Tutti noi abbiamo avuto delle problematiche sugli anziani, specialmente non autosufficienti. Io gradirei che una città come Pistoia non dovesse accompagnare il proprio caro lontano, Cutigliano, Vidisciatico, Porretta, Gaggio Montano. Parlo di queste località che rientrano nella regione Emilia-Romagna, perché lì si spende la metà che in Toscana. Portare un anziano non autosufficiente a Porretta o a Vidisciatico costa circa, mi piace dire i numeri, 2.250 euro al mese. Mentre se si sta nella regione toscana costa circa 130 euro al giorno, quindi arriviamo quasi a 4.000 euro. Ecco, punto primo, gli anziani non autosufficienti sono i nostri cari e sarebbe bello avere un centro vicino alla città. Ho indicato le Ville Sbertoli, ma potrebbe essere un altro, come quello che non è nostro, non è dell'amministrazione, come non è dell'amministrazione Ville Sbertoli perché è dell'ASL. Ma mettersi a un tavolo con ASL e Regione e creare le strutture vicino alla città, dove il nostro caro può stare, su quali conteggi, Luigi? Noi bisogna fare il conto con la pensione di una persona, con l'invalidità e spesso c'è la reversibilità del coniuge defunto. Queste sono le cifre, che si aggirano intorno a 2.300-2.400 euro. Io, agente immobiliare, mi trovo negli ultimi anni ad avere delle persone che vengono per mettere in vendita la nuda proprietà della casa del genitore. Questo è un elemento che deve scomparire dalla nostra provincia, come in Italia in generale, ma noi dobbiamo fare di tutto perché questo avvenga, trovare un centro vicino alla città che ha dei costi contenuti, va bene, come nell'altra regione, vicino a noi. Quindi è così alta la differenza fra sperimentata? Sperimentata. Poi ci sono anche dei centri, tu a Casal Guidi, che possono costare anche meno, però io ho sperimentato alcuni costi, poi sono pronto ad avere informazioni su altri centri vicini che magari costano su 2.500-3.000 euro, sempre pieni. Perché poi c'è anche un problema di posti, va bene, quindi devo per forza andare fuori perché i posti sono limitati. Sulla disabilità invece un altro ragionamento da fare. Anche su questo devo dire che uno dei percorsi da sviluppare di più è quando i ragazzi, parlo di persone giovani, ragazzi giovani, affrontano la maturità, quindi il primo della scuola, e escano dal percorso scolastico. Qui bisogna lavorare tanto perché ci sono strutture, ci sono... E non voglio fare pubblicità, ma insomma, Mike, una di queste, eccetera, ma non basta, ci vogliono dei percorsi diversi a 360 gradi, a partire dal trasporto pubblico, a partire dalle agevolazioni che le famiglie devono avere, perché qui bisogna dire un'altra verità: chi ha possibilità economiche può far sì che i ragazzi, i propri cari che hanno delle disabilità possono affrontare dei percorsi durante il giorno andando in vari centri. Chi non ha molte possibilità economiche li fa stare in casa. Questo è un quadro esatto della situazione. Voglio dire, c'è una parte, sempre, no? Tocca, quando si parla di questo, evidentemente, essendo un mio pane quotidiano, devo fare sempre qualche precisazione. Insomma, c'è una parte che sono circa 2.200 nella provincia, una parte grande nel comune, che insomma se hanno la fortuna di usufruire dei nostri servizi, non per merito nostro, ma per merito dei rapporti con l'ASL, comuni, eccetera, insomma questo servizio è abbastanza... Riesce a contenere i costi, contenere, ma non tutti riescono. Riesce a contenere i costi, per qualcuno è gratuito, per, insomma c'è una... Per altri invece... Per altri no. Questo, anche sul trasporto ci sono... Anche sul trasporto il problema c'è, sì. Questo un pochino il vostro piano. Allora, tu l'hai detto un po' all'inizio. Sulle periferie. Però diciamo che... ora...
dici un po', perché vedi, è difficile non contestare tante di queste scelte che ci sono qui, perché insomma, tu hai detto all'inizio, dice qual è la caratteristica? È fatta col buon senso. Ecco, ora, il buon senso è una cosa che nessuno vuol contestare, no? Posso mica dire no, io la posso senza buon senso. Però, allora, proprio se lo specifico tu devi invitare sta per finire il tempo, per votare, tanto per te sindaco, allora, perché tu hai un'esperienza, ma gli altri eventuali tuoi collaboratori e consiglieri, chi gli insegna a gestire? Dove hanno imparato o sono esperti? Domanda così compresa. Perché succede, tu lo sai, tu sei uno sportivo, che quando una squadra perde, dopo un po' perde, un po' si cambia allenatore. Cioè, il sindaco non si può cambiare per regola. Ma insomma, la squadra un pochino va, bisogna essere esperti, perché è inutile andare in campo, noi tu lo sai, sa il grande successo di Pistoia è dovuto al fatto che un po' la società, e soprattutto se hai avuto la fortuna degli ultimi allenatori, ma in particolare l'ultimissimo, secondo me è al top del massimo, ideale per Pistoia, fatto su misura. Neanche se tu lo vai a cercare sarebbe l'ideale. Ecco, e quindi però la squadra che gestisce una città, che è cosa ben più complessa che gestire una squadra di calcio, bisogna che abbia elementi. Allora sì, mi dispiace non aver avuto il tempo di parlare delle scuole, delle periferie, che è un progetto importante. Certo, sono problemi che avete affrontato. E dei parchi e giardini, sì. Allora la squadra, io lavoro di squadra, ho sempre lavorato di squadra. E quindi mai come in questo caso, i cittadini devono scegliere quale persona, quale candidato a sindaco potrà essere quello più rappresentativo nel caso del ballottaggio. Quale candidato a sindaco potrà convogliare su di sé le altre forze politiche, perché parliamoci chiaro, dovrà essere così, dovrà essere un governo largo, se ballottaggio ci dovrà essere, e se i cittadini pistoiesi credono in un vero cambiamento, devono votare il sindaco che più gli piace, se votano Amo Pistoia, Alessandro Sabella, ancora meglio, perché io sarò in grado di creare una squadra forte, una squadra con un vero lavoro di squadra, perché delegherò, come ho sempre fatto, gli altri, va bene? E non accentrerò tutti su di me, creerò una squadra con 7 assessori, perché i politici sono di passaggio. E quello che dobbiamo fare noi è creare unione con chi rimane nell'amministrazione comunale, con dirigenti, funzionari e dipendenti. Il sindaco passa dopo un tot di anni, gli assessori anche. Ma la struttura resta. Quindi il trade union è con loro. Amo Pistoia è la lista civica che si presenta con Alessandro Sabella sindaco, l'avete ascoltato, non è esaustivo di tutto, ci sarebbe da ragionare ancora molto, abbiamo lasciato anche alcuni punti specifici che nel programma, ma intanto credo che ciascuno di voi si sia potuto fare un'idea che ha a che fare, così come lo ha fatto con altri candidati a sindaci che si sono già presentati e che si presenteranno. Grazie, in bocca al lupo allora a viva te il lupo. Per la cosa, viva il lupo, non lo fai crepare il lupo, tu difendi il lupo allora, perché di solito uno dice crepi, invece ma c'ha in bocca e lo fa chiotto. E lo fa chiotto. Se muore muoiono anche lo fa chiotti, quindi. Bene, grazie a voi che ci avete seguito, a risentirci presto.